Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Guardi, il bullismo incide, direi, in misura rilevante, anche se io sono dell'idea che non bisogna neanche enfatizzare questi fenomeni, nel senso che è un problema serio, un problema che c'è stato sempre, e nei confronti del quale si stanno mettendo si stanno prendendo delle contromisure. In particolare mi riferisco all'iniziativa del CONI, presa proprio in questi giorni, di diffondere la cultura dell'antibullismo, ma soprattutto di offrire ai ragazzi i mezzi, gli strumenti, i luoghi ai quali rivolgersi e dei quali servirsi per contrastare questo fenomeno. Quello che mi sembra un po' più preoccupante, ma è un segno dei tempi, è proprio questo fenomeno del cyberbullismo, perché il bullismo, quello alle quali siamo abituati noi, abbiamo visto da ragazzi, c'è sempre stato il bullo, è proprio per la sua condizione un fenomeno abbastanza circoscritto nella classe, nella scuola. Invece il fatto del cyberbullismo, cioè servirsi della rete per questi atti di violenza, talvolta morale, ma talvolta anche possono essere anche fisici, e dà al fenomeno una diffusione, quindi una pericolosità grandissima. Ecco perché, ripeto, nei confronti di questo tipo di problematica grave, soltanto rimedi preventivi e informativi, come quelli che stanno mettendo in atto, da un lato le scuole, ma dall'altro il CONI, che il CONI significa sport ad altissimo livello, e sport significa rispetto delle regole fondamentali. C'è un'assonanza e una identità tra quello che si vuole difendere e lo strumento, che mi sembra molto importante. Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria. Prosegue la collaborazione tra l'Istituto Volta e la Scuola Regionale dello Sport del CONI Umbria. Oggi si parla di un argomento molto importante, quello del bullismo. Ecco, cosa può fare lo sport contro questo grande problema che affligge i giovani? Siamo convintissimi che lo sport può fare tanto. I valori che lo sport porta con sé, il fatto di rivolgerci oggi a giovani studenti, ma che sono sicuramente atleti, quindi sportivi, contribuirà in maniera profonda a fare in modo che il fenomeno del bullismo sia compreso e sia combattuto attraverso i valori che lo sport porta in sé. Quindi questa collaborazione stretta tra la Scuola Regionale dello Sport e i licei e le scuole a vocazione sportiva credo che debba continuare, e continuerà sicuramente, perché i risultati che stiamo ottenendo ci portano veramente a sperare che questa collaborazione possa ancor più incidere su quelli che sono i valori che i nostri giovani debbono portare in sé e che li debbono portare attraverso lo sport. Paola Maurizi, vicepreside dell'Istituto Alessandro Volta di Perugia. Oggi un importante incontro dedicato al bullismo che si inserisce nell'ottica della collaborazione tra la scuola Alessandro Volta e la Scuola Regionale dello Sport del CONI. Ecco, un altro argomento importante affrontato per i ragazzi. Noi controlliamo moltissimo i comportamenti dei nostri studenti e ci teniamo veramente tanto. La scuola ha un numero di studenti molto elevato e proprio per questo noi abbiamo messo al primo posto, in collaborazione con le famiglie, quello che significa per i ragazzi essere corretti, rispettosi, rispettosi dell'altro, rispettosi della diversità. Noi abbiamo un indirizzo nella nostra scuola che è proprio grafica con flessibilità sportiva, e riteniamo che lo sport possa essere un'arma vincente. Oggi c'è la tendenza a non affrontare lo sport, soprattutto agonistico, perché è un impegno, soprattutto esige effettivamente per i ragazzi e per le loro famiglie un impegno educativo. Noi crediamo molto invece in questa collaborazione, e lo sport è educativo, è rispetto, è amicizia, è controllo del proprio corpo, del proprio comportamento, e quindi è fondamentale che ci sia questa collaborazione tra lo sport e il mondo della scuola, perché le figure educative sono diverse e devono veramente andare verso gli stessi obiettivi. E non è soltanto nella teoria che questo si può fare, è nella pratica. Quindi questi momenti di incontro sono veramente fondamentali, e noi crediamo molto che lo sport possa essere educativo insieme alla scuola.
Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretti Acquesio torna puntuale tra un'ora.